Antonio. E tre, ecco sì. Una città che presenta un lato magico ai visitatori, ma lo presenta anche agli aretini, che non tutti conoscono questa realtà della città del Natale. È vero che sono 8 anni che la facciamo, ma ogni anno ce n'è un pezzetto in più, un pezzetto diverso, un pezzetto più curioso. Quest'anno in particolare ci sono delle belle cose in fortezza, non perché qui non ci siano, e il percorso di collegamento con la fortezza è veramente spettacolare. Arezzo dà il suo volto migliore in questi giorni, e ritengo che sia non soltanto un evento fine a se stesso, e già per questo basterebbe, ma è il biglietto da visita che noi porgiamo a chi viene per la prima volta ad Arezzo e viene in occasione della città del Natale e poi ritorna per vedere le bellezze che comunque Arezzo presenta tutto l'anno. Accogliente, la città che è diventata anche molto accogliente rispetto a qualche anno fa, nel senso proprio del termine, cioè i turisti ora sono veramente considerati una risorsa, no? E quindi c'è stato anche un cambio di mentalità. In questo periodo chiaramente abbiamo un afflusso importante in un periodo di tempo ristretto che crea anche qualche disagio, senza ombra di dubbio, però è un disagio che sopportiamo ben volentieri. Quest'anno poi particolarmente c'è davvero un grandissimo sforzo per creare un ambiente così accogliente, così anche fantastico, e i risultati poi sono sotto gli occhi di tutti, la quantità di visitatori, ovviamente di chi si è avvicinato ad Arezzo anche forse per la prima volta, è la testimonianza con i flussi che ci sono, davvero di grandissima soddisfazione sull'impegno che tutte le istituzioni, tutti noi ci siamo in qualche modo posti per questo Natale e Capodanno 2023-2024.